La situazione di tutti gli enti locali nell'area metropolitana di Napoli è monitorata dalla prefettura, soprattutto per quello che riguarda la prevenzione antimafia, secondo le competenze che ha la prefettura. Naturalmente abbiamo molta attenzione al funzionamento degli enti locali perché spesso le infiltrazioni criminali utilizzano proprio gli enti locali per trarre profitto sugli appalti e su altre questioni. Quindi la situazione di Castellammare, così come di altri comuni, è stata anche oggi all'attenzione del coordinamento interforze per valutare ciò che accade e quando, diciamo, queste valutazioni saranno pronte per essere rese pubbliche, lo saranno. L'invio in un comune di una commissione d'accesso è una valutazione del Ministro dell'Interno e su proposta del prefetto e quindi una misura di questo genere si fa quando ne ricorrono i presupposti, ma nella riunione di oggi ci siamo occupati anche di quali sono le evoluzioni delle dinamiche criminali in questi territori, perché ovviamente c'era come sempre la presenza dei magistrati della Procura Antimafia e della locale Procura della Repubblica e dunque tutti questi temi vanno inquadrati in un contesto generale. E la sicurezza nelle società moderne, come quella nella quale viviamo noi, è un concetto complesso e devono essere molti gli attori che partecipano alla sicurezza che non a caso noi chiamiamo integrata. Non sono solamente le forze dell'ordine quelle che garantiscono la sicurezza, ma insieme ci devono essere tante altre cose che vanno nella direzione giusta della cultura della legalità. E quindi mi riferisco innanzitutto all'azione degli enti locali, della città metropolitana, delle scuole, delle associazioni del terzo settore. C'è tutto un insieme che noi cerchiamo ogni volta di mobilitare, perché ovviamente, per esempio, lei ha fatto riferimento all'omertà, non è che lo possiamo risolvere questo problema con i carabinieri. C'è un profilo che riguarda la crescita di una coscienza civile. E soltanto attraverso l'insieme di queste forze, e questo è un lavoro che come prefettura facciamo continuamente, noi avremo la possibilità concreta di migliorare la situazione.